ciao a tutti. Angelo Nava, qui parliamo di una storia lunga, quanti anni? Sì, ho cominciato nell'88. Dall'88, 89, 90, 91, poi a un certo punto si ferma l'ingranaggio. Nel 93 chiudo definitivamente a Mugello. Arriviamo direttamente al ritorno, non ci abbiamo tanto tempo. Dopo 18 anni sono riuscito a coinvolgerti e farti tornare in pianta stabile. Sì, nel 2011 ho riprovato la moto al meglio rientro. Sono riferito sul 2,5 rientro a Misano, il venerdì. E questo che significa? Che si può fare. Eh sì, ho fatto quarto, sono quinto. Davanti a me. L'hai messo subito dietro, infatti, ho abbozzato pure. Sì, sì, è vero, è vero. Angelo, allora ti consegniamo, mi sembra che questa ragazza la conosci già, Federica, la tua nipotina. Ecco qua. Dai, facciamo una bella foto. Angelo, facciamo una foto, guardiamo qui, fotografi, eccetera. Grazie Angelo. Oh, questo genovese qui, mi dicono tutti stai lontano dal genovese che sono un po' così strani, no? E invece io ho trovato una persona molto molto corretta, è una persona che mi piace promuovere e farvi conoscere se già non lo conoscete. Max è un grande preparatore della sport e prova a mettere le mani anche sulla GP se non sbaglio. Metto le mani sulla GP di un amico per giocare come motore e come guida, con una di Vincenzo, fatto il team adesso, vedremo anche l'ultimo, vediamo un po'. Senti, complimenti a te perché ho visto già dall'altro anno che hai un sacco di seguito, vuol dire che lavori bene e sei onesto soprattutto in un mondo di pescecani, purtroppo lo dobbiamo dire, di piccoli parassiti. Questo è sicuramente uno di questi dei preparatori veri che non è un parassita ma è sempre con la P, un appassionato. Ti consiglio una piccola targa Master to Stroke, che secondo me sei veramente degno di portare questa targa a casa. Master Footwork per Max Tesori da Genova, uno dei più giovani che conosco, che corre già da diversi anni, bravo Mirko. Allora, è reduce da così una, un piccolo incidentino al test di Imola del CIP, è stato portato via con l'eliambulanza, quindi vi lascio immaginare la botta che ha dato, però oggi sta qua e sta promuovendo questo evento. Grazie Mirko. Grazie a te. Quanto ti manca per rimetterti a posto? Essere lì non girare pure, però piano piano, ormai quest'anno molto nera. Quest'anno è andata, ma insomma le speranze di concentrarsi sul 2016. E ti do un piccolo annuncio, stiamo facendo l'impossibile e probabilmente ci riusciremo ad annettere la Spopulation 125. Poi seguiteci sul sito e leggerete qualche novità a breve, proprio stiamo decidendo con la federazione come organizzare per il 2016 per salvare in pieno la tua tempi che tanto ha dato, soprattutto la sport che ha dato il Natale a tanti campioni. Quindi Mirko, io ti consegno dalle mani di da Dolce Federica la placca Master to Stroke, complimenti a te per la tua tenacia, per la tua forza e sembra di esempio a tutti. Grazie Mirko. Ha bisogno di presentazioni? No, lo conoscono tutti. Il Berga, altro grande preparatore della sport, è grande appassionato di GP, dopo tanti anni si cimenta in 125 GP, quindi oggi è iscritto al campionato e in testa anche al campionato 125, ancora con pochi iscritti, ma se mi ci metto io lo metto dietro, quindi stai attento se cambio idea che mi metto in 125. Guarda Andrea, grazie per quello che stai facendo, per la GP, per la, SP, grazie per quello che farai per, per il 2016 che verrà. Consegniamo adesso una bella targa, così facciamo presto, ma ho piacere veramente di dartela. Master to Stroke, Marina. Guarda. Grazie. Daniele Scagnetti, ciao. Allora, questo ragazzetto qui ha fatto un'intervista a Moto Sprint e che cosa gli ha detto quando ti hanno detto allora cambierai categoria? No, rimango 125 perché è troppo divertente, cioè, mi diverto un sacco, quindi continuo così, anche se sono un po' fuori Italia, probabilmente. Quindi nessun problema, uno di quelli che crede veramente nella tua tempi si diverte a metterci le mani e fa tutto da solo. Grazie Daniele, ricordo campione in carica, consegniamo la targa Master to Stroke, complimenti a te. Lui è uno dei più grandi collezionisti GP, non lo lasciamo dopo in giro, se no gli rubano tutto. Sono riuscito a farle esordire in campionato, posso dire all'età? Vabbè, diciamo, quando era del 45, è sempre del 45, ha esordito col numero 45 in campionato, dopo essere stato sempre un neofita. Sì, ho formato il sogno di un'ora.
grazie a te. No, ripeto il cuore, non lo sentivo. Grazie a te. Di cosa fatto? Ho coronato il sogno di una vita. Un grande lavoratore, uno che non ha mai preso ferie in vita sua, ha costruito quello che ha costruito e oggi se lo merita di godersi quello che ha costruito. E i pezzi che lui colleziona sono straordinari, in cima a tutto quello da 500 NS, posso dire? Sì, tutti rigorosamente a due tempi. Solo due tempi, Giuseppe Menetti. Grazie, ti consegniamo questa targa Master to Stroke a ricordo di questo evento di oggi. Giuseppe Menetti, uno dei tuoi personaggi che fanno bene a questo campo, a due tempi. Grazie, anche questa volta non sei mancato. Sapete che lui è un grandissimo preparatore, trasformatore, eh? Dal brutto diventa bello nelle sue mani, con le sue bellissime 500 special che invito tutti ad ammirare, ma tanto lo conoscete già. Alex, battuta. Grazie Roberto, grazie per questa manifestazione, per averci dato l'opportunità di girare, trovare i nostri mezzi e stare in mezzo alle moto comuni. Nella compagnia giusta. Precisamente. Allora, se volete andare a vedere queste moto, ve le consiglio, sono delle similar GP, forse anche meglio delle GP. Consegniamo la Master, la placca Master to Stroker, grazie.